Sì, se è il nostro primo obiettivo, un giocatore che può fare la differenza, io lo chiamo la bestia. Musica e parole di Eddie Reia che, iniziata la nuova stagione ad Auronzo di Cadore, aspetta a braccia aperte il suo nuovo campione. Gibril intanto sta preparando le valigie, i suoi ormai ex compagni del Panathinaikos sono partiti verso l'Austria, lui invece è rimasto a casa. Tutto sembra quindi portare verso la fumata bianca. Il problema è legato a Flocari, l'attaccante che dovrà far posto allo scultorio centravanti francese. Il Parma lo vuole, ma vorrebbe spendere zero. Il Cesena lo cerca, ma lui in Romagna non vuole andare. Una situazione che si sbloccherà nel giro di pochi giorni, assicurano i diretti interessati. Mentre Lotito ha portato a casa anche l'acquisto di Stankevičius dalla Sampdoria, l'arrivo di Sissé a Roma potrebbe avvenire nella giornata di domenica. 183 cm per 83 kg sono queste le misure che fanno sognare i tifosi della Lazio. Il franco ivoriano, da parte sua, sta già studiando il nuovo look da sfoggiare in Italia. Vedendo le foto del suo matrimonio con la bella Jude, qualcuno potrebbe storcere la bocca, ma questo è Sissé, prendere o lasciare. La scelta i tifosi della Lazio già l'hanno fatta. Quella del francese è una carriera particolare, fatta di promesse, frenate improvvise e grandiose impennate. Dagli esordi nell'Auxerre, che fecero gridare al nuovo fenomeno, visti 90 gol in circa 160 partite, poi il viaggio a Liverpool, primo piccolo fallimento del biondo di origini ivoriane, e poi il crack a tibia e perna ad entrambe le gambe, con quella sinistra che rischia addirittura di essere amputata. Rimesso in piedi il centravanti con la passione per le macchine e l'hobby del DJ, passa all'Olympique Marsiglia, quindi al Sunderland, con alterne fortune. Il ritorno alla gloria con la maglia del Panathinaikos, con la quale Sissé infiamma il pubblico. 55 gol in due stagioni e gli occhi di mezza Europa che tornano ad osservarlo da vicino. Il resto è storia recente: 6 milioni alla Panathinaikos, 200 al giocatore, queste le cifre che nel giro di un paio di giorni regaleranno a Reia lo statuario iper tatuato campione francese.